50 euro se la mangi. Piccola precisazione, come ben sapete in realtà il mio canale non è mai stato famoso per la costanza nel caricare i video o tantomeno la puntualità. Però cazzo, è da un mese che non faccio video. E questo perché questo mese qua di maggio è stato un mese parecchio strano. Sì, dal modo in cui l'ho detto sembrano passati anni, quando in realtà sì, sono passati semplicemente 30 giorni. Che però ragazzi, fidatevi, so, fatti sentire. Mi è mancato un botto fare video, perché sono successe un sacco di cose belle, un sacco di cose un pochino meno belle e in generale un sacco di cose importanti per la mia vita e per il percorso che appunto voglio intraprendere. Il mese di maggio è cominciato quando ero ancora a Tokyo con i miei genitori, in una giornata di pioggia forte anche, che tra l'altro è stato anche il mood dell'intero mese di maggio. Però lì è stato anche l'ennesimo inizio mese di rimandazione. È stato l'ennesimo inizio mese in cui ho rimandato la mia costante promessa, ovvero quella della dieta. Cazzo, oggi è il primo maggio. Io oggi devo iniziare la dieta. Come si dice, pa? La iniziamo a Milano la dieta. Mangiando veramente tanto. E infatti la prova costume, tac. Il 10 maggio poi qua a Milano assieme a tutti gli amici abbiamo festeggiato il mio 22esimo compleanno. Sì ragazzi, ho 22 anni. Mi sembra ieri quando facevo il video dei 18 anni. Ed è assurdo di come sia volato così il tempo. Da altri 11 anni così, Tudor. Altri solo 11. Homer Simpson. Ma cazzo, Rocco Power Slayer. Serata leggendaria, ma ancora più leggendario è il regalo che ho ricevuto. La più pesante della mia vita. Sto male. Grazie mille amici. Questa pianta è esattamente quello che desideravo avere per il mio 22esimo compleanno. Poi oltre alla pianta ragazzi, altre cose che ho ricevuto sono questi libri, in particolare Open di Andrea Gassi da parte di mio padre, che vi straconsiglio perché è un libro bellissimo. Ora io ragazzi so che tanti di voi sono pigri e che non leggono libri, però ci sono libri che vanno letti e questo è uno di quelli. Quindi niente ragazzi, compratevelo e leggetevelo. O in caso compratelo per il vostro miglior amico e regalateglielo, così si fa una bella lettura. E oltre a quello ho ricevuto questi due libri da parte di Davide, un mio amico di cucina. In particolare Il pane e oro di Massimo Bottura e La grammatica dei sapori di... Poi grazie mille a Jacopo e Luca che mi hanno regalato questa cartina grattabile. Si chiama così. Figata, adesso la challenge del canale e della mia vita sarà completare questa mappa. Che ci vuole? Nuova serie sul canale e via. Infine l'ultimo regalo sono questi due poster. Ah, del concerto dei Swedish House Mafia. Perché giusto a maggio c'è stata anche la data a Stoccolma dei Swedish House Mafia. Che mi sono perso. Dovevo andarci anch'io, avevo anche comprato i biglietti. Purtroppo gli unici giorni liberi dei miei genitori erano quelli del concerto. E quindi in realtà senza neanche starci a pensare troppo ho detto vabbè, Swedish, chi se ne frega, ci vediamo quest'estate. E quindi sono partito di Giappone. Poi grazie a Geomag e Red Bull Italia sono finito a volare sul parapendio sopra il lago Maggiore a 2500 metri circa. E lì diciamo che mi sono un po' cagato addosso. Però è andata alla grande. E poi niente, sono finito a Ibiza a suonare al Dunes in occasione dello showcase di Sony Music Italia. Quello lì è stato il mio debutto sull'isola ed è stato incredibile. Questa qua è stata la prima volta in cui andavo là per suonare, quindi andavo lì per lavoro. Ora l'obiettivo dell'anno prossimo ragazzi sarà arrivare a suonare l'Ushuaia, che è il locale più importante dell'isola. Però beh, lì ne riparleremo l'anno prossimo. Sempre a Ibiza ho fatto anche la mia prima intervista radio in inglese. E quella lì diciamo che non è andata un granché perché non capivo le domande, detto in modo sincero. E poi niente, perché adesso ho lavorato. Ho fatto un sacco di nuove tracce. Ho provato a fare qualche remix, però ancora non ci siamo. Ci sono degli spunti interessanti, però manca ancora qualcosa, secondo me. Sto facendo un corso per imparare a suonare la chitarra. Finalmente poi ragazzi ho comprato anche il libro della patente che sto studiando. Sto facendo anche i test. Ho vinto! Cosa è successo? Errate 4. Dai! Yeah! Spero entro la fine dell'anno di comprarmi la patente. O meglio di comprarla, di vincerla, comunque di prenderla. Ho iniziato poi a lavorare anche in proprio, quindi senza nessuna agenzia o altre cose. Questo perché pochi giorni fa mi ha scritto il mio contratto con il mio management, che ho deciso di non rinnovare più perché ho pensato, preferito provare a lavorare in proprio. Ecco, l'esperienza di questi due anni in agenzia è stata veramente bella perché ho imparato un sacco di cose, ho conosciuto un sacco di nuove persone, un sacco di nuove storie e sono cresciuto parecchio, sia come persona che come professionista. E quindi è stata un'esperienza veramente bella. Diciamo che so passare a giocare nel campionato dei grandi, quindi nel mondo importante, che però non è il mio mondo, motivo per il quale ho deciso di non rinnovare il contratto. Diciamo che sto bene nel mio piccolo e quindi per questo motivo qua, per il motivo anche di voler imparare ancora più cose, ho deciso di intraprendere questa strada da solo, quindi lavorare in proprio. Sto creando una sorta di team, una sorta di famiglia che mi aiuterà in questo viaggio, in questo percorso, specialmente per le cose burocratiche, però vabbè, per il resto nulla. Adesso diciamo che avrò ancora più responsabilità e che sarò ancora più incasinato, però va bene.
è quello che voglio, diciamo, perché è quello che mi dà lo stimolo di lavorare. Altro, ragazzi, non so, il sole ormai è tramontato, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video, ci vediamo ormai quest'estate con il tour estivo europeo, mica cazzi, non perdetevi gli aggiornamenti, seguitemi qua e su Instagram, bella.